E tu resti fuori per schiacciare l'universo, dai, ma non ti piace la farai. Sto facendo il mio risultato, senti che giuro che ti senti più cartone che non lo aspisa. Casa degli universi, gli universi, ci sveniamo ma c'è il nome del mio, casa degli universi, gli universi. Non c'è più cartone, è molto dura, sai. Io, universi, io, universi. Ciao, ciao. Ragazzi, per iniziare questa serata spaventosa, abbiamo intenzione di raccontare una storia del terrore, no papà? Sì, è vero. Allora, la storia inizia qui, ovvero 12 giorni fa, ma non mi ricordo. Ragazzi, finalmente sento un odore magnifico. Si dice magnifico. Stati cheat. Ok, mi sto zitto. Cheat, zitto. Cheat, zitto. Cheat! E stati cheat. No, volevo dire, stati zitto. No, zitto tu. Va bene. Wow, che bella storia. Sta zitto, ti squarto, pezzo di Emmental. Watch è un nostro antagonista che odia gli universi, Peppa Pig, Gumball e Teen Titans Go? Paolo, potresti venire un attimo con me, per favore? Una misera ora dopo. Beh, ragazzi, ho avuto un inconveniente con Paolo Polnuv. Ha detto che se ne doveva andare in Scozia. Sì, e cos'è andato a fare in Scozia? Ha detto che gli è piaciuto così tanto il film di A Casa dei Loud che voleva andare in Scozia. Ah, ho capito. E allora, gli hai detto buon viaggio? Ma quello non era un fantasma? È stato zitto, Noah. Vabbè, stavo dicendo... Ah, sì, giusto. Poi è arrivato Godzilla. Il mio piano... e mangiare tutti quelli che ci sono in questa città. Perché io insieme a questo qui mangeremo tutto quello, tutte le persone, ma lui mangerà solamente quello di Alun perché a lui gli fa schifo a lui! No, Mark? Sì? Allora andiamo. Wow. Tesoro! Guarda che sta cucinando cacà, polpette fritte e patatine. Non me ne frega. Che buon bambino e che buone patatine. Che ragazzi, qualcuno mi può dire per quale motivo? Io ragazzi non capisco. C'è anche il disegno di Crimson Mentone. Vabbè, a parte questi particolari stupidi che non c'entrano un cacchio con Halloween. Ritaglio la zucca. No, Dexter, non tagliare quella zucca. È un insulto per... E per questo che è Halloween. Che cosa ha da ridere quello scemo? È una zucca. Ah, ecco perché. E così i due riuscirono a mangiare tutta la città. Oddio, Mark non ci riuscì per colpa della sua paura di Halloween. Ma... insieme vissero molte avventure paurose e fine! Bravo! Perché è bravo? Perché hai saputo raccontare la storia in modo perfetto. Sì, allora stanno pure piangendo. Ti regaliamo tutte le caramelle che abbiamo. Grazie! Ah, come siamo malvagi! Bambini, ci sono i vostri genitori fuori! Franco e Francesco, che cosa avete fatto ai miei bambini? Li abbiamo fatti spaventare perché è Halloween. Ah, se tenete pure i nostri giocattoli. In settimana per settimana. Dunque, bambini, questa è una spaventosa storia. Dilla tu, papà.
C'era una volta delle zucche malvagie che si risvegliavano solo la notte di Halloween. E queste zucche erano alla ricerca di bambini monelli. Oh no, io sono un bambino monello! E allora stai attento, perché la zucca di Halloween ti verrà a prendere. Tieni tutte le nostre caramelle, ciao! Bene papà, abbiamo altre caramelle. Dai su, spaventiamo tutti i bambini del quartiere in solamente 15 secondi. Dai, dai, andiamo! Abbiamo tutte le caramelle dei bambini, giusto papà? Sì, ce l'abbiamo fatta, le abbiamo prese tutte, così abbiamo rovinato la festa a tutti. A chi rovinano la festa i breadwinner? A noi. Sì, a noi? Abbiamo fatto più successo di SpongeBob e i due fantagenitori e tu dici a noi breadwinners? Eh sì. Nessuno potrà mai fermarci! È vero! Senti anche tu questo rumore strano? Sì. This is the life! One more big score and I'll head to the Bahamas to live out my days as a black market candy trader! Ok papà, io credo che dovremmo... Papà! Casa in affitto? Accidenti, lo dovevo sapere, papà è sempre il solito! Chi osa dire che mio padre è scemo? In fondo sono solamente gusti. And there it is! That was almost too easy. Ah, ma avevi detto che con 100 milioni di euro avrei potuto volare 100 milioni di anni. Ah! Oh oh! Mi salgo! Devo fare qualcosa! Oh! Papà, ma perché sei sbucato dal cielo? Ah, sì, giusto! Mi hai messo. Stavo cadendo dall'aereo! Sì, perché hai deciso di trasferirti? Perché mi sono scocciato di stare qua! Lo dobbiamo dire a tutti i nostri amici! Allora, ragazzi! A tutti gli altri amici di The Sgo ed altro! Scusate se ci siamo comportati male, è solamente che volevamo tutte le caramelle. Non ci siamo accorti del vostro dolore. Ci potrete mai perdonare? State scherzando! Ci avete raccontato storie paurose! Tu che cosa riferessi, Cyborg? Io li metterei in castigo, tutti quanti! Ma gli attori tra i lupini non hanno fatto niente. No, io li metterei in castigo perché ci hanno rubato tutte le caramelle. E va bene, ok. Ci dispiace tantissimo, ma adesso abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ci aiuterete? Fateci pensare un attimo. Va bene, vi aiuteremo, ok? Grazie, siete veramente amici fantastici. Dai su, andiamo! Dunque ragazzo, lei è in arresto per 16 mesi, ma non posso stare in prigione per 16 mesi, 17, manco 18, state scherzando, giusto? Vabbè, 18 mesi. Papà, dato che non mi fa voglia di mangiare una zucca, che ne pensi se rifacciamo gli scherzetti? Io ci sto. Grande. Ma poi non si arrabbieranno tutti? No, sono bambini in fondo. Ah, ok. Batti 5. Siamo in uno spazio aperto. E che sia un difetto nella casa degli universi. Universi. Tanto schiaccia facci strano. Tutti che vuoi andare negli universi. Persi.
Schiaccia il bottone revocato subito per 5 11 sorelle qui ad ora si sa. Con la casa dei Loud ci divertiremo un sacco con tutti i cartoni animati.